Una preoccupazione costante del Santo Padre è che tutto ciò che la Chiesa fa e dice abbia un impatto immediato sulla gente, dice lui. Cioè che ci sia sempre la percezione che la Chiesa sta parlando a persone in anima e corpo, con una storia molto precisa. Santità, perché non vieni lì ad aprire l'assemblea? Il Papa dice, ci tenevo proprio. È stato il caso, ci stavo io davanti. È successo questo. Non c'è un obbligo di denuncia perché questo fa parte della giurisdizione italiana. Per quel che mi riguarda, l'obbligo morale è molto più forte dell'obbligo giuridico. Il Vescovo non è il difensore di ufficio a tutti i costi del sacerdote o comunque di colui che avrebbe perpetrato il delitto. Questo vuol dire prima di tutto questo, vuole dire il vescovo, se è un padre, ed è un padre non solo di chi ha perpetrato il delitto, ma anche e soprattutto di chi l'ha subito, è chiaro che deve agire di conseguenza. Va bene? E agire di conseguenza significa prendere delle decisioni molto molto concrete rispetto a questo. Un gesto straordinariamente forte è stato quello del Santo Padre di inserire nella Commissione degli Otto una vittima degli abusi. Rispetto intanto per un dibattito che sia un dibattito non ideologizzato, perché ideologizzare il dibattito vuol dire sterilizzare la verità. Nato all'interno del Ministero per le Pari Opportunità, con un titolo splendido che veramente ti faceva venire voglia di andare lì ad abbracciarli questi, poi alla fine dentro c'è dell'altro, non solo, ma c'è poi la chiara invasione di campo, perché scusate, se devo andare a casa di un altro, devo almeno avere la buona educazione di andare a bussare. Qui Lunar non ha bussato alle porte di nessuno, ha preso a pedate le porte del Ministero della Pubblica Istruzione e ha detto vengo a dirvi io come si fa qui.